qual è il modo migliore di documentare, rappresentare, fotografare, in sostanza di creare contenuti riguardo un dato luogo o contesto quando sei in viaggio. Il modo migliore è quello di adattarsi a quello che la scena ti offre, ok? In un contesto come questo, la cosa ideale, ad esempio, sarebbero le riprese o le fotografie aeree, perché dai uno spazio, un'interpretazione del contesto molto più wide, quindi riesci a far sentire lo spettatore presente all'interno della scena, o comunque adattare il tuo stile fotografico a quello che la scena ti offre, in questo caso urbanistica, storia, edifici, ok, architettura, non necessariamente persone. Cioè, ad esempio, se fai street photography, la street photography è un genere che è caratterizzato dalla documentazione della vita delle persone all'interno della strada, comunque del contesto urbano, in questo caso non puoi sempre farlo. Perché? Perché un'isoletta come Gozo, qui siamo nella Citadel, non ha molte persone. Fai conto che tutta Gozo ha circa 35.000 abitanti. Sono riuscito a far volare il drone, nonostante ci sia un strepitoso. Infatti non so se mi riesci a sentire, volevo solo condividere con te questo mio entusiasmo, questa mia gioia. Visitando Birgu, ok, che è un posto molto local, interessante, perché oggi devi considerare che è domenica e a Marsaschloch, alla fine ho imparato a dirlo, dove abbiamo un residence, c'è un caos totale perché c'è un fish market, c'è il mercato del pesce e c'è una ressa globale, quindi insomma è difficile muoversi. Poi io non amo stare dove ci sono troppe persone, sia per un discorso di creazione di contenuti, ma anche semplicemente per vivere e godersi il posto, insomma non è il massimo. E niente, stiamo esplorando questa cittadina che è super tranquilla, e tra l'altro facendo un po' di ricerche, leggendo un po' su internet, blog, articoli, non ne avevo sentito molto parlare. Ok, adesso ci troviamo a St. Peterspool, che è a circa 30 minuti di barchetta da Marsaskala, ok? Quindi è abbastanza vicino, costeggi, vai dalla parte opposta e arrivi. Due cose. Prima cosa, il posto è carino, me l'aspettavo molto più turistico, ovviamente evitalo come la peste il weekend. Durante la settimana, poi dipende ovviamente dal periodo in cui sei a Malta, non è iper frequentato, non so cosa riesci a vedere, comunque c'è tanta gente ma non ce n'è tantissima. Però cosa interessante, puoi spostarti, ok, puoi stare nelle altre piscine, ok, dalle parti opposte, e
è molto più caratteristico e molto meno preso d'assalto. Aspetta che mi sposto. Poi l'ultima cosa che volevo dirti è i tre strumenti che penso siano fondamentali per un travel creator. Il primo, banale, scontato, ma necessario, iPhone 14 Pro Max o similari. Tre focali, passi da un 13, hai un 48, hai un 76, hai un 24 mm, hai tutto e puoi realizzare video cinematici. GoPro, ok, GoPro Hero 11, anche questa ti permette di avere delle visioni differenti in termini di punti di vista. E poi, se sei un travel creator, un drone. Ok, tra l'altro Malta, nel sud di Malta non puoi far volare il drone, è una safe zone, fly safe zone, perché c'è l'aeroporto, ok? Quindi puoi andare al nord per capire in quali zone puoi far volare il drone, lo vedi dall'app della DJI, figata questa cosa qui, è una cosa, è una feature penso abbastanza recente. Con questi tre strumenti comunque hai tutto ciò che ti permette di realizzare contenuti filmici, cinematici, vlog, fotografie e quant'altro nel modo più totale, completo e produttivo. Siamo a Marsaskala, ok, che non è troppo distante da Marsaskloch, saranno circa 10 minuti in taxi, in macchina o 20 minuti coi mezzi. E il mio suggerimento per te, se vieni a Malta, poi ovviamente dipende sempre da quali gusti tu abbia e quali finalità tu abbia, è quello di risiedere, soggiornare qui, perché è una figata, ok? È una zona piuttosto sviluppata, ma non troppo, è molto local, il cibo è piuttosto economico e puoi vivere un'ottima esperienza, perché non è frequentata e abusata, permettimi il termine, come non so, La Valletta, St. Julian, Silema, eccetera. È un luogo tranquillo ma al contempo vivace, un luogo dove hai un po' di tutto e soprattutto, ecco, la cosa più importante in assoluto, se lo vivi nel periodo estivo, ha delle spiagge straordinarie, ok? Ha delle spiagge bellissime, quindi non se ne sente molto parlare, però il mio consiglio per te è Marsaskala tutta la vita, quindi se vieni a Malta, uno dei posti migliori dove risiedere è proprio qui. We'll be right back.